questa mattina la nostra fatica consiste nell'esplorare un testo, anche piccoletto se volete, che sarebbe questo qui, prima lettera ai Corinti, capitolo 15, di per sé sarebbe dal 3 al 5, il versetto 2 è un versetto di introduzione. E per capir bene il discorso che noi questa mattina facciamo, è bene che mettiamo delle premesse leggermente tecniche. I vecchi forse queste cose le conoscono bene, i giovani no. Vecchi rispetto a questi incontri, giovani rispetto a questi incontri. Quando si studiano i testi antichi, soprattutto orientali, bisogna sempre tenere presente che il testo che noi abbiamo sotto gli occhi è questo, la redazione scritta, cioè la fase finale. Prima di questa redazione scritta c'era una fase precedente, che viene chiamata tradizione scritta. Quanti gradini, quanti step di tradizione scritta? Beh, alle volte uno solo, alle volte molti. Dipende dai testi. Questo è lo stadio scritto dei testi. Stadio scritto dei testi comporta un grado o più gradi di tradizione e la fisionomia finale. Parlare con questo linguaggio per qualcuno significa entrare in un mondo al quale non si è abituati. Abbiate la bontà di prendere un testo conosciutissimo, Luca capitolo 15. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro una parabola soltanto. Ci siete? Questa. Poi di fatto provate ad osservare. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto, va in cerca di quella perduta finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici, i vicini, dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. E abbiamo un racconto figurato. Qui però ne avete un secondo. Oppure quale donna, se ha 10 monete, ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amici e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Secondo racconto figurato. E disse ancora: un uomo aveva due figli, il più giovane disse suo padre: figlio il prodigo. E avete il terzo racconto figurato. Eppure qui dice, capite? Allora, se voi leggete con un po' di senso critico, voi dite: questa è la redazione, cioè è la fase finale. Ma deve esserci stato un tempo del testo scritto in cui questi due racconti non c'erano. Questo testo non c'era. Per cui si passava direttamente dal versetto 3 al versetto 11. Allora ha senso questo singolare.
Voi vi chiederete perché voi biblisti siete così sicuri. Adesso ve lo spiego. Qual è l'accusa? L'accusa è: accoglie i peccatori e mangia con loro. Nella pecora perduta c'è il tema dell'accoglienza? Non c'è il tema dell'accoglienza. E non c'è neanche il tema del mangiare insieme. Nel paragone della donna c'è il tema dell'accoglienza? No. E non c'è neanche il tema del mangiare insieme. Chiama le amiche, le vicine e dice: rallegratevi con me. Cosa hanno fatto? Avranno bevuto un tè, che ne so io. Ma non è scritto che mangiava con loro. Mentre invece nella parabola del figlio prodigo voi avete l'accoglienza e il mangiare. Allora capite bene che se io devo fare l'analisi critica di questa piccola espressione, questa parabola, è chiaro che devo dire: oggi io leggo la redazione scritta, che è l'ultimo stadio, ma prima di questo ce n'era un altro, che è la tradizione scritta, dove io avevo un testo. Questa parabola è un testo scritto, dove io ho un testo scritto in cui non c'erano i due paragoni. Luca li ha infilati dentro senza toccare il testo precedente ed è rimasta l'incongruenza. Questa parabola, una sola, e poi tre racconti figurati. Vi è chiaro? Quindi io, attraverso l'operazione che vi ho mostrato, sono passato dalla redazione scritta alla tradizione scritta, cioè al testo precedente. Questo si chiama stadio scritto di un testo. Alle volte noi riusciamo ad andare allo stadio orale. Lo stadio orale si chiama tradizione orale. Questo schema, quando si lavora con i testi antichi, deve essere sempre presente in chi vuol leggere in maniera seria un testo. Se voi avete presente questo schema, così come lo vedete in video e come lo vedete nello schema, vi diventa molto facile poter capire certe durezze del testo o certe incongruenze del testo, perché trovate una stratificazione. Voi leggete l'ultimo strato, ma sappiate che sotto ci sono altri strati del testo, per cui il testo ha preso la fisionomia che voi oggi vedete. Nei Vangeli, oltre alla redazione scritta e alla tradizione scritta, trovate la tradizione orale e dietro il Gesù storico. Quindi quando leggete il Vangelo, noi dobbiamo fare quattro salti in padella. Tradizione scritta, tradizione orale, Gesù storico. E su moltissimi testi si riesce a fare questo passaggio, tanto che noi oggi possiamo dire: queste sono le parole del Gesù storico. In altri non riusciamo a farlo, perché la Chiesa ha talmente messo mano sulle parole originali di Gesù che sono impossibili da riconoscersi.
Teniamo presente che Gesù non ha scritto niente e quindi la prima predicazione è lo stadio orale del testo. Solo verso gli anni 50 hanno cominciato a scrivere qualcosa che noi chiamiamo fonte Q. E questa fase della tradizione scritta non è solo la fonte Q, perché, se ricordate, il nostro amico Luca dice una cosa simpatica al capitolo primo, versetto 1, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi. Molti. Interessante. Non Matteo, non Marco, ma molti. Che vuol dire che c'era una tradizione scritta molto abbondante. Fin qua vi è tutto chiaro? Ecco, noi dobbiamo adoperare questo schema questa mattina, perché ci troviamo di fronte a un testo paolino, non a un testo evangelico. Cosa significa trovarsi di fronte a un testo paolino? Questo significa. Gesù muore e risorge nel 30. Paolo si converte o nel 36 o nel 37. Nel 50 abbiamo il Concilio di Gerusalemme. Paolo, prima del 50, ha già fatto il suo primo viaggio. Tra il 50 e il 60, Paolo fa il secondo e il terzo viaggio. Tranne la prima lettera ai Tessalonicesi, che viene scritta durante il secondo viaggio, tutte le altre sono scritte nel terzo viaggio. Per Paolo è importante il terzo viaggio, e per noi che studiamo Paolo o preghiamo con lui o riflettiamo insieme con lui, è importante il terzo viaggio. Il terzo viaggio è a ridosso degli anni 60, poco prima. Quindi le lettere di Paolo non conoscono Marco, perché Marco è scritto verso il 65, la redazione di Marco è verso l'anno 65. Molto più tardi, Matteo, Luca e il libro degli Atti, siamo più o meno verso l'85. Non parliamo di Giovanni. Dunque noi siamo qui. Se noi applichiamo alle lettere di Paolo questo schema di analisi, dove andiamo a finire? Questa è la redazione scritta. La tradizione scritta è la tradizione orale nelle lettere di Paolo, tradizione scritta e tradizione orale non possono andare oltre la sua conversione. Ci siamo? Questo in linea di massima, perché alcuni testi che lui copia nelle lettere e che non sono suoi potrebbero essere esistiti anche prima. Perché altro è lavorare con un testo che è di Paolo. E allora col testo di Paolo si parte dalla redazione e si arriva alla tradizione orale, non prima del 35. Ma dentro alle lettere di Paolo ci possono essere dei testi che lui riporta
e che sono addirittura più antichi della sua conversione. Ci siete? Io ve le elenco, non sto a spiegarvi tutto, perché sennò dovremmo fare un corso soltanto in questi 8 punti, quindi dovremmo fare 8 incontri per spiegare bene tutti questi 8 punti. Quando io, per esempio, leggo il testo e mi accorgo di un cambio repentino di persona, tu egli, oppure si parla del padre e improvvisamente c'è un testo che parla solo del figlio. Vi faccio un esempio immediato. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Siamo alla lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 13. Di chi sta parlando qui, versetto 13 e 14? Del Padre. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. È il Padre. Questo Lui è il Padre. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. E il guaio è che questo egli, il figlio, poi va giù avanti per un bel pezzo. Qui c'è qualcosa che non funziona, c'è un cambio di persona. Improvviso e ingiustificato. Quindi quando c'è un cambio di persona, tenere presente questa caratteristica. Da sola potrebbe dire niente, ma insieme ad altri, ad altre caratteristiche, questa potrebbe indicare un testo copiato da Paolo. Paolo non aveva fatto le nostre università, dove si insegna l'onestà culturale. Quando tu citi un altro, metti le virgolette, ci infili la frase o il brano, chiudi le virgolette, ci metti la nota e apri a pagina, scrivi l'autore, libro, pagina, eccetera. Una volta copiavano e buonanotte. Un secondo elemento dove bisogna prestare la massima attenzione e tirare su le orecchie come i gatti è il fenomeno dell'apax legomenon. Qui abbiamo il plurale, gli apax legomena. Sono quei vocaboli che l'autore non adopera mai. Stranamente li troviamo solo lì. E quando in un breve brano voi trovate 3, 4, 5 apax legomena, allora non tirate su solo le orecchie, tirate su tutto. Perché a tutti può capitare di adoperare eccezionalmente un vocabolo che abitualmente nella propria comunicazione non si adopera mai. Eccezionalmente può darsi che un vocabolo scappi. Ma quando in un breve brano è solo lì, voi ne trovate 4 o 5 o 6, e allora cominciate a dire qui c'è qualche cosa che non funziona perché non è il suo stile. Peggio ancora quando trovate costruzioni grammaticali e sintattiche che non sono proprie dell'autore. Noi oggi abbiamo degli strumenti micidiali. Questo qui, per esempio, questo programma è la traduzione in programma da computer. Vediamo. Eccolo qua. Io prendo la lettera ai Corinzi, il capitolo 15, sarebbe il nostro, versetto dal 2 in poi. Io trovo il verbo paredoca. Lo segno.
Notate che qui mi viene immediatamente fuori tutte le volte in cui questo verbo viene adoperato in questa forma, paredoca, 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 nelle lettere di Paolo. E osservo come viene costruito. E quindi posso dire se e appartiene o no allo stile grammatica e sintassi di Paolo. Perché? Ho il riscontro immediato. L'uso, per esempio, di gari, infatti. Qui abbiamo l'uso in Matteo, veniamo giù velocemente, Atti, Romani. Io posso osservare come Paolo adopera la parolina infatti nelle sue lettere. E quindi immediatamente posso dire sì, qui l'uso è suo, oppure no. Vi è chiaro? Quindi non è un lavoro trascendentale, è un lavoro di pazienza e di attenzione, ma si può stabilire se una costruzione grammaticale o sintattica è dell'autore o non è. Il cambio di significato. Il cambio di significato è interessante. Voi non sentirete mai il sottoscritto adoperare la particella piuttosto con valore di oppure. Io sono vecchio e sono abituato a dire oppure quando c'è l'alternativa, piuttosto quando c'è una preferenza. Mentre oggi, quando voi parlate con la gente giovane che ti arriva all'università, professore, lei cosa sceglie, questo piuttosto che questo? Dico, lasciami scegliere. Ma sì. Capite l'ambiguità del messaggio? Se tu mi dici, lei preferisce questo oppure quest'altro, ho la possibilità di dire la mia opinione. Ma quando tu mi sgnacchi dentro il piuttosto, nella mia vecchia comunicazione, tu già mi condizioni. Sembra una stupidaggine, ma quando voi leggete un testo e vi accorgete che quella parola nell'autore viene sempre adoperata con un significato X e in quel brano con un significato Y, voi cominciate a dire qui c'è qualcosa che non funziona. Allora, avete una spia, due spie, tre spie, quattro spie, quattro indizi fanno una prova. La struttura è un discorso un pizzichino più delicato. Già nel sentire comune, quando si parla di struttura, non si sa che cosa il biblista dica, non importa. Sappiate che ognuno di noi, anche se non si accorge, parla con una struttura. Una volta ho avuto una discussione con un mio vecchio professore che di strutture non capiva niente. E allora mi diceva, cosa vuoi, dice, parlare di struttura in questo mondo e giù? Mi ha fatto il predicozzo e conclude, parlare di struttura è impossibile. Dico, professore, ha fatto un'inclusione, senza saperlo. Noi parliamo senza volerlo, perché il nostro cervello è fatto così. Noi siamo fondamentalmente, non esclusivamente, ma fondamentalmente binari. Bianco-nero, alto-basso, acceso-spento, è il segreto del computer. Il calcolo binario, il calcolo decimale, sì, ci è familiare perché l'abbiamo imparato da bambini,
Ma il nostro modo di parlare, di esprimersi, di ragionare è binario, fondamentalmente. Eccezionalmente ternario. Alto, medio, basso. È eccezionale il ternario. Di solito abbiamo sempre il binario. Buono, cattivo. La parola mediocre, infilata in mezzo, è difficile. Difficilmente noi ragioniamo con tre punti di riferimento, sempre con due per opposti. Abbiamo il parallelismo antitetico. E non ce ne accorgiamo. Noi ragioniamo per strutture. Quando improvvisamente la struttura dell'autore cambia, è evidente che non è il suo modo di pensare. Poi c'è il problema del genere letterario, poi c'è il problema del contenuto quando è disomogeneo rispetto al contesto, ma tu dici, qui c'è una citazione. L'autore cita per intero il brano, a lui serve solo la prima parte, ma per automatismo lo cita tutto intero, solo che nella seconda parte il brano non sviluppa il tema del contesto ospitante. Paolo parla dell'umiltà. Poi c'è questo brano irregolare. Poi torna a parlare dell'umiltà. Il contesto parla dell'umiltà. Voi leggete il testo dell'umiltà solo dal versetto 6 al versetto 8. Il 9, il 10 e l'11 parla di gloria e di premio, che non è il tema. Perché accidenti scrive queste cose qua? Perché dal versetto 6 al versetto 11 c'è un brano letterario che è un'unità. È un testo non paolino, lui lo cita tutto intero. Gli serve solo la prima parte. La seconda parte esorbita dalla tematica che lui stava svolgendo. Questo è un altro indizio. Vabbè, con tutti questi pastrocchi, oggi noi riusciamo a stabilire se un testo è di Paolo o Paolo lo copia. E quindi, se lo copia, vuol dire che non è suo, quel testo esisteva prima della lettera, e quindi questo viene chiamato testo pre-redazionale. La lettera mi dà il testo redazionale, finale. Dentro a questo testo io pesco un testo che esisteva prima in maniera indipendente rispetto alla lettera. Poi, su questo testo che ho isolato, farò gli esami necessari e vedo se è possibile arrivare allo stadio orale. Quindi, in uno stadio molto più antico. Capite la tecnica? Va bene. Io so che se io vi metto sotto il naso un testo, voi non la fate, buonanotte, però almeno capite che esiste la possibilità. Questo è il testo che ci interessa. Io ve l'ho già strutturato. In italiano, eccolo qui. In italiano voi lo trovate dalla linea 41 alla linea 49.